Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con le parole del ministro della Salute Speranza che in un'informativa al Senato ha detto non ci sono le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia, siamo all'ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia. Sul punto sentiamo proprio le parole del ministro della Salute. In un rapporto costante e positivo con il Parlamento, torno a riferire in aula, consapevole che un raccordo stretto tra Governo e Parlamento è l'unica strada efficace per gestire questa emergenza sanitaria senza precedenti nella storia. Sono qui doverosamente non solo per informare prima il Senato e poi la Camera, ma anche e soprattutto per ascoltare con attenzione le valutazioni e le proposte che emergeranno dal dibattito che si svolgerà oggi. La scadenza del DPCM è prevista per il 5 di marzo. Il Governo è qui in aula con largo anticipo, in ossequio alla normativa vigente, proprio per ascoltare con attenzione proposte e suggerimenti di tutti i parlamentari. Con lo stesso spirito, nei prossimi giorni sarò nelle competenti commissioni per proseguire anche in quella sede il confronto con tutte le forze politiche. Parallelamente, come avviene sin dalle prime ore dello scoppio di questa terribile pandemia, continua il confronto con le regioni, le province autonome, l'ANCI. Si è tenuto questa mattina in videoconferenza l'incontro tra il governo e le regioni in vista dei prossimi provvedimenti da adottare per l'emergenza Covid. Hanno partecipato il ministro delle Autonomie Maria Stella Gelmini e il ministro della Salute Speranza, oltre al presidente dell'Associazione dei Comuni De Caro e dell'Unione delle Province De Pascale. Il ministro Gelmini ha detto che il sistema dei parametri per le fasce di colore si può affinare, ma non con il decreto che arriverà a breve. Ci vorrà un tavolo tecnico in ogni caso. È importante avere una programmazione per le varie attività. Il governo sta lavorando intensamente per il nuovo provvedimento e ci sono dei contatti e ci saranno in vista della scadenza del provvedimento fissato per il 5 di marzo, ovvero l'ultimo DPCM che è stato emanato dall'ex Premier Giuseppe Conte. Il ministro Gelmini ha detto che per l'esecutivo è fondamentale il confronto costante con le regioni ed anticipare le decisioni in maniera tale da poter dare ai cittadini il tempo necessario per l'organizzazione. Verrà mantenuto il sistema di fasce, ma i provvedimenti entreranno in vigore dal lunedì e non più dalla domenica. Infine, è stato previsto, anche grazie al ministro Franceschini, dei lavori per una graduale riapertura dei luoghi di cultura. Ora i casi Covid nazionali sono 16.424, i nuovi contagiati sul territorio, secondo il bollettino della Protezione Civile Nazionale. Le vittime sono 318, gli attualmente positivi sul territorio sono 389.433. I test totali processati nelle ultime 24 ore tra molecolari ed antigenici sono 340.247, con il tasso di positività che sale leggermente rispetto a martedì, più 0,4 e si attesta al 4,8%. Sono 2.157 invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 11 persone nel saldo quotidiano, con 178 ingressi in rianimazione. Invece, nei reparti ordinari sono ricoverate 18.217 persone con un calo di 78 unità rispetto alla giornata di martedì. Numeri molto alti invece in Campania con i dati dell'unità di crisi regionale che certificano 2.185 nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di 21.366 tamponi analizzati, di cui 3.568 antigenici. Sono 40 i deceduti, con un totale di 4.219 da inizio del periodo pandemico, mentre invece da inizio della pandemia i guariti totali sono stati 181.890.
Moderna ha consegnato le dosi del candidato vaccino specifico contro la variante Covid identificata in Sudafrica al National Institute of Health per avere degli studi clinici. Lo ha appreso l'agenzia ANSA proprio dalla stessa azienda. Moderna, infatti, ha annunciato anche ulteriori investimenti di capitale per aumentare la capacità produttiva globale del vaccino contro il coronavirus, ovvero quella per il 2022, è aumentata a 1,4 miliardi di dosi e il piano di base del 2021 è aumentato a 700 milioni di dosi. La stessa azienda sta cercando di arrivare al miliardo per la fine del 2021. L'azienda ha sottolineato che questi nuovi investimenti di capitale consentiranno una produzione aggiuntiva dell'attuale vaccino e garantiranno una importantissima flessibilità per affrontare la produzione di potenziali richiami del vaccino contro le varianti che si sono diffuse in tutto il mondo. Un fatto di cronaca: arrestato dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel quartiere La Maddalena un 48enne di origine cinese che ha tentato di corrompere i militari mentre procedevano al sequestro nei suoi confronti di capi di abbigliamento contraffatti. Infatti il 48enne ha infilato nella tasca della giacca di uno dei due finanzieri 850 euro in contanti, bisbigliando di prendere questi soldi, non sequestrare niente e andarsi anzi a degustare un bel caffè. In realtà le fiamme gialle hanno arrestato l'imprenditore per istigazione alla corruzione, denunciandolo anche per contraffazione e ricettazione. Hanno anche sequestrato oltre 140.000 tra etichette e scarpe sprovviste di qualsiasi certificato di conformità. Hanno poi perquisito i locali commerciali e scoperto un vero e proprio laboratorio del falso utilizzato per produzione illecita di scarpe con il marchio contraffatto. Effettuata nella giornata di ieri nella zona di Agnano, Parco degli Astroni, ai piedi della tangenziale di Napoli, un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, commerciali e artigianali. L'attività si inquadra nelle azioni di secondo livello, ovvero quelle effettuate da pattuglie congiunte dell'esercito e dei corpi di polizia che si aggiungono ai settimanali Action Day, secondo quella che è la programmazione per il contrasto dei fenomeni di roghi nella regione Campania nell'ambito della cabina di regia della Terra dei Fuochi. Questo grazie sempre al coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta. Il 24 febbraio, a seguito di analisi territoriali destinate appunto al contrasto di questi reati, sono entrati in azione 16 equipaggi dell'esercito e della polizia metropolitana per un totale di 42 unità interforze e sono state controllate 14 attività imprenditoriali e commerciali, di cui ben 11 sequestrate, 30 persone identificate, 23 denunciate, 50 veicoli controllati, di cui 20 sequestrati, circa 12.000 metri quadri di aree sottoposte a sequestro e oltre 21.000 euro di sanzioni comminate. A somma vesuviana, misure più restrittive per limitare la curva pandemica che sta aumentando. Il sindaco locale di Sarno, insieme ad altri 12 sindaci del Vesuviano, ha deciso di siglare la lettera inviata al Viminale con cui si fa richiesta di un rafforzamento delle forze dell'ordine sul territorio. Ha detto il primo cittadino: ci sono 53 nuovi casi su tutto il territorio, sembrerebbe esserci una stabilizzazione, ma noi abbiamo intensificato i controlli su tutto il territorio, in particolar modo su quelle che sono le zone a rischio assembramento. Chiedo a tutti i cittadini di rispettare le norme, ricordando loro che ci troviamo in zona arancione, non ci si può spostare tra un comune e un altro e dopo le 18 non è possibile consumare bevande all'aperto in prossimità di locali e piazze, come invece è avvenuto nello scorso weekend. C'è l'obbligo di mettere sempre la mascherina e si rischia una multa pesante, anche di 400 euro. Il corpo dei vigili urbani, guidato dal comandante russo, sta intensificando i pattugliamenti anche
nelle ore serali. Ha concluso il primo cittadino ricordando il divieto di incontro a casa con persone non conviventi. A Caserta il bollettino Covid diramato dall'ASL di Terra di Lavoro nelle ultime 24 ore sono 247, i nuovi positivi a fronte di 2721 tamponi processati con un tasso di positività che è stabile, intorno al 9%, come abbiamo visto con i dati nazionali, circa il doppio rispetto a quanto si vede. Si registrano a Caserta e provincia altri 3 deceduti, persone che erano residenti a Francolise, Grazzanise e Raviscanina. I guariti sono stati 132, nel saldo complessivo sono 112 nuovi contagiati in più. I comuni con il maggior numero di nuovi positivi sono stati Caserta, con un incremento di 27 casi in sole 24 ore, San Felice a Cancello con 10, Aversa 22, Maddaloni 16 e Villa Literno con 11. Proprio ad Aversa, il sindaco locale Alfonso Golia, in un video pubblicato sulla propria pagina social, ha dato aggiornamenti sulla situazione pandemica del territorio, in particolar modo sull'ambito delle scuole. Lo ascoltiamo. Per quanto riguarda, invece, mi voglio concentrare sulla fascia di età che più stiamo attenzionando in virtù dell'argomento scuola. E quindi volevo fare anche qui un aggiornamento. Quindi dal 25 di gennaio ad oggi, e quindi dall'apertura delle scuole, registriamo nella fascia d'età da 0 a 5 anni 6 positività, 6-10 anni 6 positività, 11-13 anni 2 positività e 14-18 6 positività, per un totale di 20 positività. E parliamo dei residenti della città di Aversa. Chiaramente questo dato è un dato parziale, perché insieme a questi numeri andiamo a valutare i numeri complessivi sulla platea scolastica e quindi anche sui non residenti nella città di Aversa. Questi dati ci vengono forniti dall'ASL, dall'UOPC di competenza, e questi dati vengono aggiornati quotidianamente, ma vengono analizzati con l'amministrazione durante le riunioni del centro operativo comunale. Infatti nella riunione di martedì il dato complessivo sulla platea scolastica fa registrare 25 positività dal 25 di gennaio alla data del 23 di febbraio e 6 positività per quel che riguarda il corpo docenti e il personale ATA. Come potete immaginare, questi dati, questi numeri, da un punto di vista epidemiologico, non ci portano a dover adottare dei provvedimenti di sospensione delle attività in presenza. Chiudiamo con il calcio. Dopo la sconfitta in terra iberica contro il Granada, questa sera il Napoli scenderà in campo alle 18.55 al Diego Armando Maradona per il ritorno contro il Granada. Entrambe le squadre non vivono un grandissimo momento di forma, in particolar modo gli iberici, che arrivano da una brutta sconfitta in campionato contro l'Huesca, ultimo in classifica. Al Napoli mancherà sicuramente Osimhen, che continua ad avere problematiche legate all'infortunio subito nella sfida contro l'Atalanta. Ci sono i rientri di Koulibaly, Goulam e Mertens, ma il centravanti belga ha soltanto una quindicina di minuti di autonomia. In difesa però il senegalese, rientrato dal Covid, dovrebbe far coppia con Maximovic e Rachmani, con Di Lorenzo a destra e possibile l'utilizzo di Elmas sulla sinistra. Il Granada invece ha qualche infortunio, ma ha deciso di far venire tutta la squadra a Napoli proprio per far vivere il momento anche magari a quelli che sono gli addetti ai lavori, che operano un po' più all'oscuro ma che rappresentano quella che è la grande forza della società. A presentare il match in conferenza stampa per gli azzurri sono stati il tecnico Gattuso e il portiere friulano Meret. Li andiamo ad ascoltare. Quello che dobbiamo fare è sempre lo stesso, sia in fase di costruzione che in fase prettamente difensiva, quindi
sul fatto degli uomini non cambia praticamente niente. Ovviamente domani servirà la giusta determinazione, la giusta attenzione che abbiamo avuto contro la Juventus, perché prendere gol ovviamente complicherebbe ancora di più il passaggio. Dovremmo essere molto, molto attenti. E sì, quindi sarà sicuramente molto importante la fase difensiva domani, fondamentale. All'interno del spogliatoio, bene, noi ovviamente il periodo è quello che è, non è dei migliori, però noi tutti stiamo lavorando bene, ci crediamo per questa qualificazione e penso che riuscire a passare il turno domani ci potrà dare una grande spinta per le prossime partite. Ma contro la Juve la fase difensiva è stata ottima, contro il Granada potevamo sicuramente fare più attenzione alle loro ripartenze, che è il loro punto di forza. E contro l'Atalanta ovviamente qualcosa non è andato al meglio, però nonostante ciò, nonostante gli uomini che cambiano, come ho detto prima, le cose che dobbiamo fare sono sempre le stesse, quindi lavoriamo per questo, lavoriamo per farle al meglio, e se questo verrà con determinazione, attenzione, con sacrificio da parte di tutti, a partire dagli attaccanti, la fase difensiva sicuramente ne trae vantaggio e potremo fare la partita al meglio. Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo, contro l'Atalanta saranno a disposizione domani, il resto abbiamo perso Osimhen, il resto non recuperiamo nessuno. La conta è questa, sia Demme che Isae stanno facendo un lavoro sul campo, ma ancora non sono pronti al 100% per essere disponibili e partire con la squadra. Stiamo attraversando un momento negativo, stiamo facendo prestazioni sicuramente al di sotto delle nostre possibilità, stiamo facendo fatica a dare continuità di risultati, cioè, indossiamo una maglia storica, rappresentiamo una città fantastica e ognuno di noi si deve assumere responsabilità. Il primo responsabile sono io, sono allenatore, e in questo momento c'è da parlare poco, c'è da migliorare le nostre prestazioni, riuscire a fare più risultati positivi possibili e basta, c'è poco da dire, è inutile stare là a chiacchierare. Penso che in questo momento quello che stiamo facendo non basta, stiamo attraversando momenti brutti sia per risultati che per infortuni, e penso che bisogna parlare il meno possibile e fare più fatti sicuramente. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo l'appuntamento serale con la nostra informazione, il Prima TG delle ore 21. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.